Cari amici appassionati di orologi, bentrovati. Questo video si apre col bellissimo panorama del Poetto di Cagliari con le saline note per la presenza importante di fenicotteri rosa con quartu alle spalle. Ci troviamo sulla sella del diavolo e voglio parlarvi non di un orologio specifico ma di un ragionamento che si apre con due aneddoti. Il primo è quello di un amico che, appassionato di microbrand, ha circa 25 orologi in collezione. Per i 40 anni voleva farsi un regalo speciale, così ha comprato un Omega Planet Ocean, un orologio che io adoro. Ma quando ho iniziato a indossarlo, mi ha chiamato e mi ha detto: sai Pierpaolo, sono rimasto un po' deluso perché il rapporto qualità prezzo che sono abituato a trovare nei marchi che tu presenti, su un orologio importante, bello, storicamente rilevante e costoso come questo, purtroppo non c'è. L'altro aneddoto è di una mia amica che la settimana scorsa mi ha chiesto di trovare per il fidanzato un Rolex Daytona con inserto ghiera ceramica al prezzo di listino, quello che è presente sul sito Rolex per un orologio che attualmente è in produzione. Bene, ho cercato in rete, naturalmente i concessionari Rolex prevedono tempi d'attesa pari a 5 anni e lo street price degli orologi attualmente disponibili per quella referenza supera abbondantemente il doppio del prezzo di listino. Questi due aneddoti e altre riflessioni mi hanno spinto a fare cosa? A spiegarvi perché ho deciso di indirizzare il mio canale prevalentemente su microbrand e perché acquistare microbrand conviene. E allora seguitemi in questa breve panoramica. Sì, perché pensare solo lontanamente, almeno per quanto mi riguarda, che un orologio, per quanto importante sia dal punto di vista della ricerca tecnica, dell'artigianalità, dei materiali, possa costare quanto una utilitaria di lusso, mi fa venire i brividi. Penso che nessuno di voi possa pensare, al di là della bontà dell'investimento e del valore attuale del segnatempo che ha comprato e che magari ha rappresentato anche un investimento economico, che davvero un orologio di queste dimensioni possa valere dal punto di vista della ricerca, dal punto di vista dei materiali, dal punto di vista del costo di produzione, quanto un'utilitaria economica che sia. Neanche una Panda è equiparabile alla costruzione di un orologio. Pensate solo alla questione della sicurezza. E allora capite bene che quando è nato questo canale nel 2014 io ero già appassionato da tempo, già facevo recensioni fotografiche e testuali nei vari forum e da subito ho deciso di caratterizzarlo con una forte attitudine nei confronti del rapporto qualità prezzo degli orologi. Ecco la scelta naturale di indirizzare la maggior parte dei video ai microbrand. Vorrei farvi degli esempi pratici. Uno degli esempi che faccio più spesso, infatti, è quello del Crepas Cayman 3000 che acquistai proprio nel 2014, all'inizio del 2014, che fu l'orologio che mi spinse a prendere in mano la fotocamera del cellulare e a iniziare a fare recensioni su YouTube. Perché? Perché in quel momento avevo a casa, stavo indossando un altro orologio da 3000 metri, il Breitling Avenger Titanium Seawolf da 3000 metri, un orologio costruito 10 anni prima, nel 2003 invece che nel 2013, con un ETA 2824 COSC al suo interno, valvola elio, un vetro straordinario. Ma quando arrivò il Crepas Cayman, che costava quasi un quarto del prezzo a listino, io rimasi sorpreso dalla fattura, dal fascino, da una luminescenza decisamente più performante e anche da una precisione del calibro che, nonostante non fosse COSC, era assolutamente equiparabile a quello del Breitling. Questo è uno dei tanti esempi sul rapporto qualità-prezzo dei microbrand che potrei farvi.
Altro merito dei microbrand è quello di riportare alla luce delle linee che non sono più utilizzate, che sono uscite dal mondo dell'orologeria tanti anni fa, al punto da essere dimenticate, e ricrearle facendo sì che ai giorni nostri si possano nuovamente avere al polso, con tecnologie nuove, con una costruzione differente, qualitativamente molto migliore. E scusate se faccio di nuovo l'esempio di Crepas, però questo marchio spagnolo di fatto ha avuto delle idee brillanti e pertanto è l'esempio migliore che io possa fare. Quando parlo di ZRC Grand Fond, orologio in dotazione alla Marina Militare francese, alla Marine Nationale, negli anni 60, dall'indubbio fascino, non più in produzione. Nel 2014 Crepas creò l'Océan e un anno dopo, probabilmente sotto lo stimolo della stessa Crepas, la ZRC decise di risorgere dalle ceneri e riportare il Grand Fond in commercio. Non è l'unico stimolo che i microbrand forniscono ai marchi più noti. Voi pensate all'utilizzo degli inserti ghiera ceramica che molti marchi importanti stanno iniziando ad operare solo oggi. Voi pensate al lume più performante, ma pensate anche al discorso della manifattura, dei calibri di manifattura. Penso a Tudor. Tudor fino a un paio d'anni fa, nonostante fosse di proprietà Rolex, montava calibri ETA appartenenti al gruppo Swatch, vendendo nonostante ciò il proprio orologio a 3.500-4.000 euro. I calibri ETA sono spesso, insieme ai calibri Sellita, quelli utilizzati dai microbrand che li montano su orologi che hanno un listino di meno di 1.000 euro e che di fatto sono i medesimi calibri. Ora, ci sono due fattori che hanno inciso sulla scelta di marchi come Tudor di dotarsi di movimenti propri. Uno è sicuramente il fatto che ETA abbia chiuso i rubinetti, come tutti noi sappiamo, e non distribuisca quasi più a marchi di terze parti, ma questa cosa io la prenderei con le pinze, perché mi viene veramente difficile pensare che Tudor non avesse la capacità economica di conservare una fetta di prenotazioni di questi calibri. Ma secondo me l'altro motivo è che si stava così tanto assottigliando la differenza qualitativa con i microbrand da rendere pericoloso per il mercato Tudor continuare a non differenziarsi. Vale per Tudor, vale per altri marchi. Un'altra questione relativa a questo mondo è quella dei listini, dei prezzi e della rivendibilità. Molte persone infatti che si avvicinano ai microbrand hanno paura che il proprio investimento non sia tutelato, anche perché di fatto sono abituati a vedere che gli orologi, se acquistati bene, sono assegni circolari. Bene, per non citare sempre il marchio spagnolo di cui prima, citerò Elson, che da poco ha riproposto l'Elson Pro Prof 600 metri, un omaggio straordinariamente ben fatto del Pro Prof originale, quello dello Shark Master, che io ho posseduto sia nella prima versione che nella seconda versione. Bene, adesso naturalmente è attualmente in vendita, credo non abbiano ancora finito le scorte, però quando finirono la prima versione qualche anno fa, che veniva venduta a circa 800 euro di listino più dazi, naturalmente IVA, quell'orologio arrivò a toccare nei forum quotazioni di 1500-1600 dollari, cioè quasi il doppio rispetto a quello che inizialmente la casa chiedeva. A dimostrazione che i microbrand sono tutt'altro
che delle perdite di denaro, sempre che questo sia un criterio che voi troviate interessante. Io ad esempio non parlo mai volentieri di soldi, perché quando parlo di passione preferisco parlare di sentimenti, di qualità e di piacere anche di portare a casa un acquisto, sempre con il giusto rapporto qualità-prezzo. Detto ciò, comunque, siccome si parla spesso di investimenti, sappiate che l'investimento, laddove abbiate l'intuito di comprare orologi di qualità anche nel mondo dei microbrand, è tutelato. Ed eccoci qua alla fine di questo primo spunto di riflessione. Ne seguiranno altri. Voglio parlarvi dei microbrand europei, facendo una classifica dei 5 migliori microbrand. Voglio parlarvi dei microbrand orientali, facendo una classifica anche in quel caso. Voglio mettere a confronto i due mondi, spiegandovi quali sono le criticità, i vantaggi di ognuno, le differenze, e magari anche analizzando un po' la situazione geopolitica che c'entra sempre sotto il profilo naturalmente squisitamente economico. Il mondo dei microbrand, che piace a me ma piace anche alla maggior parte di voi che seguono questo canale, che è estremamente dedicato a questo segmento di mercato, è un mondo vasto che merita di essere conosciuto, ma che merita soprattutto di essere apprezzato, perché offre tanti tanti spunti positivi. Non ci rimane che darci appuntamento alla prossima recensione. Quale? Dipende da cosa arriverà prima: Elberg CH8 DLC con ghiera in bronzo oppure Crepas Hydrographer. Non lo so, seguitemi e lo vedremo insieme.